Scusate, cari amici, sì, aspettate un minuto che voglio leggere tre o quattro da questo interessante libro, alcune informazioni piuttosto simpatiche che dimostrano sostanzialmente la nostra tesi, e cioè quello che leggerò adesso. Sì, grazie. Dimostra prima di tutto che le persone che hanno fatto una certa opposizione alle loro banche sono persone acculturate e abituate ad andare a guardare i conti, che rappresentano meno dell'1% della popolazione italiana, che o è analfabeta o subisce passivamente le imposizioni, no, di coloro che ritengono che siano più forti. Un principio elementare che caratterizza questa popolazione. E io stesso, quando iniziai a fare le mie case le banche, ebbi contro di me mia moglie, la quale mi diceva: ma come ti metti contro le banche? Che cosa fai? Quella solita storia, no? Quindi questo è un punto essenziale. Però è molto interessante questo libro, che cita dei casi particolari che dimostra proprio come queste banche non siano delle organizzazioni che si basano a norma di legge, come la gente è portata a credere, ma anche nelle cose minime, no? Anche nelle cose minime, si comportano da truffatori, da banali truffatori, anzi molto meno onesti dell'usuraio dell'angolo di strada, proprio perché dietro a monte c'è tutta una serie di situazioni assolutamente irregolari, tra cui anche quella della non consistenza della banconota. È chiaro che se io ti vendo una cosa che so che non vale niente, mi permetto anche il lusso di venderti altre energie e di pretendere da te delle cose che non potrei pretendere. Io comunque adesso le leggo perché sono molto importanti. Rosso Colizio. Michela, quarantenne responsabile comunicazione e marketing di una multinazionale, conosceva benissimo il meccanismo, la differenza di valuta tra un titolo emesso e un incassato. E anche questo è una sostanziale truffa. Funziona così: quando stacchi un assegno, la banca ti scala dal conto. Ti metto dei piccoli. Attento, ci sta registrando. Ancora. Ha detto che era finito. Funziona così: quando stacchi un assegno, la banca ti scala la somma dal conto a partire dalla data che tu stesso hai scritto a penna. Viceversa, quando porti un assegno all'incasso, la cifra indicata ti verrà caricata all'attivo sul tuo conto e quindi resa disponibile anche dopo 15 giorni. Dopo soltanto 10, a partire da 3-4 giorni, mentre qui dopo. Oh, questo è un abuso. Questo è sostanzialmente un abuso. I soldi sono del correntista, non della banca. Oh, a parte quello. No, appunto, se ma siccome i soldi non esistono, io mi permetto di fare quello che voglio. È lì adesso. Ma troppe ce ne sono. No, vabbè, ma intanto leggiamo questo. Il tutto per una questione di procedure tecniche, come se un movimento contabile che adesso viene fatto automaticamente, no, dai computer, non richieda più di una frazione di secondo. In sostanza, se tu oggi firmi un assegno per 10.000 euro andando oltre i limiti del fido concesso dalla banca, pensando magari di coprirlo con un assegno dello stesso valore che verserai nel giro di qualche ora, per almeno un paio di giorni risulterà in rosso. E anche questo è una truffa. E sul tuo conto si abbatterà la scure della famigerata commissione di massimo scoperto, che è una truffa. Un balzello aggiuntivo, odioso, criticato, finalmente in fase di abolizione o, se non altro, di revisione, che va a sommarsi ai già pesanti interessi che paghi ogni volta che sei impazzito. Queste sono un susseguirsi di truffe che denotano soltanto che coloro che si sono inventati queste cose sono dei delinquenti, dei truffatori. Non si metodici, abitudinari. È chiaro. Dunque, un bel momento, quello che ritiene di dover per forza utilizzare una banca, come quei fessi che si sono suicidati perché qualcuno gli ha detto che non gli faceva credito,
Ma mi fai credere, beh, che me ne frega. Perché non li so, perché non ricorri, porca miseria, alla moneta complementare alla cambiale? Invece di suicidare, ecco dove c'è il giro passivo di colui che è abituato dalla religione a subire passivamente l'imposizione della legge. Sì, ma la legge, nella sua sostanza, la legge è sempre giusta. È la legge che è giusta, non il sistema finanziario bancario, che è diverso. Posso dire una truffa che fa la Telecom? Dopo lo ve lo dici, no, fammi finire. E sul tuo conto si abbatterà la scure della farmacia commissione mai scoperta. Un vazzello aggiuntivo. Michela sapeva tutto alla lettera, ma dice Michela, aveva sottovalutato la precisione delle banche, soprattutto quando si tratta di questioni a loro favore. Il mio rosso è durato sino a mezza giornata, ma la commissione di prossimo scudetto è scattata puntualissima. Com'è allora che scatta la commissione di massimo scoperto quando noi sappiamo perfettamente che il giro è immediato? Perché nel momento in cui porta la segna, in mezzo secondo la banca ha già registrato tutto a livello nazionale. E lo so, ma non ha spiegato. A livello internazionale. Anche a livello internazionale. Il mio rosso è durato sino a mezza giornata. La donna non sa se è possibile agire per vie legali, si sta informando. Intanto una cosa l'ha fatta, ho chiuso il conto in quella agenzia che esisteva da quando sono nata. Ecco, una persona acculturata, abituata a fare i conti, abituata a che fare ovviamente con i computer, che sa questa operazione. Siccome il 90% degli italiani non lo sanno, hanno paura di chiudere il conto con la banca. Ci vuole due mesi per chiudere un conto. No, intanto io lo chiudo. Signori, sì, ti dicono via. Aspetta un momento. Intanto io chiudo il conto. Siamo il treno. Ci ha messo due mesi la banca di Roma. Dopo che ero cliente per quasi 35 anni. A presto. Professore, avete trovato, eh? Sì, comunque. Allora ci vediamo il numero poi se venga. Io? Ah no, lì c'è. Ah, bene, bravo. Auguri, eh. Prima di partire dico c'è, non c'è. No, come non c'è? C'è. Tutti i mercoledì. Ancora non lo taglio. Arrivederci. Comunque se andate su internet spazio. Ma questo è la teoria monetaria. Questo non fatti, non credo. No, perché devi dire. Allora siamo impegnati. Ah, se ci fosse, ci fosse una donna, due giorni, se ci fosse di per eliminare. Lascia fare, lascia, tu lo sai meglio di me. Tu mi hai consigliato una cosa, ad esempio, per quanto riguarda quel furto, no? Che nessuno nel tribunale di Ravenna, né i carabinieri a cui quella donna ha detto quello che doveva dire, né gli miei avvocati hanno fatto niente. Allora se ci fosse, non c'è niente qui. Scusate, siccome me ne devo andare. Sì, finisco questo. Volevo dire una cosa e poi purtroppo vi devo lasciare. Sapete qual è il vero male, ma terribile, da cui non usciremo fuori nella maniera più assoluta? Che il monopolio della moneta appartiene alle banche e anche a banche private. Perché quello che non avete detto, stiamo a combattere le banche private. La nazionalizzazione della banca centrale toglie questo monopolio. Esatto, finché c'è questo noi siamo rovinati nella maniera. No, ma anche questo, perché la cambiale sociale è la cambiale che tutti possono mettere. A parte, ora purtroppo non abbiamo tempo di parlare della cambiale sociale. Ne dobbiamo parlare comunque. Sì. Se il nostro amico Sandro ci fa la possibilità, facciamo di bagno, perché io nel mio libro, voi sapete, ho contato questa cosa. Io sono per l'economia reale, la vera tragedia per me solo è l'economia reale. Certo. L'economia reale purtroppo con la tecnologia toglierà lavoro e quindi non darà occupazione neppure. Vabbè, il reddito ci sarà per tutti. Eh? Il reddito però ci sarà per tutti. Il reddito ci sarà per tutti se però cambiamo radicalmente il profitto.
perché se non cambiamo le regole del profitto alla fine. Comunque me lo, non posso, non voglio. Scusa che questo signore ha detto che la moneta sarà è stampata. Io mi ricordo da l'apertura dei centrali europee non meglio definibili e da banche private, avendo in mano la moneta, quindi avendo in mano il credito, ci lasceranno nudi. Siamo già danno yen, da partorirai il dolore, guadagnerai il pane col sudore della fronte, vuol dire una maledizione. Ci danneranno nudi, nudi, perché siamo in una crisi economica di cui non si è vista l'uguale e dalla quale non c'è la minima uscita, la minima uscita. Sono per una visione tragicissima della situazione. Ma perché la maledizione? A parte la magia, a parte il fatto c'è anche la magia nel mondo, sì, a parte però la maledizione divina, ma non è vero, a parte la maledizione divina, la verità è questa. Ora o si riforma il capitalismo, perché il capitalismo attualmente al suo estinguersi farà tragedia, falcidia. Perché pur di avere profitto licenzierà, sottoccuperà, si affiderà a pochissimi lavoratori pur di dissanguare questa gente qui, si immigrerà in maniera pazzesca per avere lavoratori sotto costo e fuori legge. L'immigrazione è un altro fenomeno di cui non si è vista l'analisi esatta. Ma noi l'abbiamo ampiamente denunciata, eh? Sì. Abbiamo denunciato anche il Papa. Votiamo Borghezio domani. Domani votiamo Borghezio. Noi votiamo tutti Borghezio. Ah sì? Certo. Va bene. È l'unico che io di questi non mi fido. Io di questa gente non mi fido, perché hanno il maggior numero di immigrati, li sfruttano tranquillamente e fanno gli anti-immigrati. Di questo io onestamente no, bisogna vedere, non mi fido, perché quello che sto vedendo in Italia è che tutti parlano di queste cose, poi però gli immigrati vanno benissimo perché li pagano sotto costo e fuori legge e fanno aumentare i profitti. Quindi su questo sono molto caldo. Si versano contro... Comunque, purtroppo, per salutarvi, bisogna discutere in maniera netta e durissima su questo fatto del capitalismo alla sua estinzione. Il capitalismo alla sua estinzione è una vera maledizione di Dio. È una bomba atomica. Una bomba atomica, esattamente. Tra l'altro è una bomba atomica anche reale, reale, perché gli Stati Uniti, a mio avviso, hanno come unica soluzione la guerra. Io sono convintissimo che gli Stati Uniti stanno marciando in maniera netta, perché vedete, voi avete fatto due casi di cui mi dispiace che non è possibile parlare, ma il caso di Lincoln e il caso del nazismo sono due casi in cui lo sviluppo ultimo era la guerra. Bisogna stare molto attenti a queste cose, attenti, perché se si sana l'economia con la guerra, come stanno facendo gli Stati Uniti, che ogni due anni fanno una guerra, perché non per nulla gli Stati Uniti ogni due anni fanno una guerra e dissettano un paese, perché se avete ben capito, lo sappiamo, gli Stati Uniti stanno destabilizzando il mondo, punto per punto, e ora addirittura tentano di destabilizzare la Russia, addirittura io cosa che scrivo, tu mi leggi. Un po', insomma, abbastanza. Io sulla destabilizzazione della Russia lo dico da anni, l'America come nemico, non la Cina, la Russia, perché la Russia ha materie prime da fortuna in mondo, ma comunque sia uno scontro di carattere geopolitico, esatto, già ampiamente descritto da tutti i grandi della geopolitica. L'America vuole la rovina della Russia, perché vuole approfittarsi del sottosuolo russo, che ha infinito, non della Cina, la Cina non è un nemico degli Stati Uniti. La Cina gli compra i buoni del tesoro, è la Russia che si è creata una forma autonoma e non dipende dagli Stati Uniti, è la Russia. 14.000 miliardi la Cina. Cioè. Esattamente. È la Russia che si è con Putin affrancata dall'America, cosa che l'America non accetta nella maniera per tutti. E per cui la situazione ucraina sarà veramente devastante e pericolosa, anche perché ci farà mancare il petrolio nella maniera più assoluta. Nella maniera più assoluta. Perché gli Stati Uniti non sanno voler danneggiare la Russia, vogliono danneggiare anche l'Europa. Ripeto, se Renzi è d'accordo, quando volete facciamo un dibattito. Questo è lo scopo, siamo perfettamente d'accordo. Ma non solo, con mamma provetta e l'atomica vogliono creare una nascita e una morte che è fuori dal bagaglio umano. C'è un alfa e un omega che non è quello che è memorizzato nel nostro bagaglio. Però noi queste cose già le sappiamo, già le sappiamo da te. Prima che il professore va via, siccome grandi, le persone che apparentemente sembrano stupide, grandulone, è vero che sono anche stupide, vi canto una cosa, c'è una figlia e una mamma,
figlia figlia io sciaballa, mamma mamma non passa più, figlia figlia perché io non passo a comparire, figlia figlia che da magari figlia che da mamma, però permettermi di allora il monasciello che gli danno le tini, scarpette eccetera, c'era alla fine l'innamorato, allora arrivederci, a presto, ci vediamo quel convegno, arrivederci. No, vengo volentieri. Non c'è niente da fare, il giovedì sera. Poi sconfina nella stupidità. Il giovedì sera con la Maria Grazia, diciamo, appunto, a Riccardo Valenti. Di fiducia e di semplicità, come sono sti tanti che, da che figlia figlia esce a palle, poi mi mancano innamorati, ma sono finiti nelle mani del mafio. Si confonde il fatto che uno può dare i soldi alla banca e basta la legge con la teoria monetaria e cambia il cemento. Io vorrei concludere questo momento con le quattro scarpe da ginnastica. Allora io sono due o tre volte portato e poi mi rimando al discorso. Eva sì. Fai finire un attimo la registrazione, poi poi sì. Parliamo allora delle banche lì. Sì. Non sono mica col cattivo. Sì. Adesso sentiamo, continuiamo sta cosa. Però vorrei appunto puntualizzare alcuni elementi essenziali che sono importanti. La donna non sa se è possibile agire per via legale. Ad esempio, questa è una cosa importantissima. Certo che si può agire per vie legali, ma anche questa donna vive in questa sostanziale incertezza esistenziale, perché non sa che si può agire contro un abuso. Però lei non lo sa ed è una persona che vive all'interno di un sistema che è molto evoluto nella società italiana. Chiaro? Dice, ho chiuso il conto, ma chiudere il conto non significa risolvere il problema. Ma la faccenda del massimo scoperto per Michela è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Qualche tempo prima avevo pubblicizzato un nuovo conto a condizioni molto più favorevoli del mio. Sono andata subito a chiedere di cambiare e mi sono sentita rispondere no, non è possibile. Vale solo per i futuri clienti. E anche questa è una truffa. Scusate, non dovrebbe essere i vecchi clienti quelli privilegiati? Solo dopo che ho chiuso il rapporto mi ha chiamato al telefono il direttore e con tono molto gentile mi ha pregato di ripensarci. La fidelizzazione inizia quando te ne vai. Questa è una logica che io capisco perfettamente. È la logica del commerciante che dice quanto vuoi pagare, dice no, chiedo 100, dice guarda, non te li do, forse te li do 50, no, nemmeno 50, 30, no, quanto vuoi pagare? Ma questa è una banca che dovrebbe attenersi alle norme di legge, il che è diverso, no? Certo, se poi le banche in epoca di sfrenata concorrenza internazionale, quello della fidelizzazione è il primo problema, con la commissione di massimo scoperto hanno ottenuto esattamente l'effetto contrario, hanno ottenuto una distanza di fidenza. Elio Lannutti, anima della Dusbef, agguerrita associazione dei consumatori, attualmente senatore per l'Italia, eccetera, 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 dice che questa cosa, cioè praticamente il massimo scoperto, è il pizzo, l'ha sempre definito un pizzo. Tuttavia, le voci che si sono levate per la sua cancellazione, dopo il vano tentativo dell'allora ministro Pierluigi Bersani, ti immagini, una vera roccia, un nuovo integerio, sono state ben altre e indubbiamente non tacciabili di partigianeria. È un istituto poco difendibile sul piano della trasparenza. Ha tuonato niente poco di meno che Mario Draghi. Ma Mario Draghi, scusate un minuto, non sta lì a comandare queste cose. Vedete, no, io leggo questo per di tante altre che potrei leggere in questi tre studi. Durante l'assemblea della Banca d'Italia, una prassi iniqua e penalizzante per gli risparmiatori e le imprese che va abolita. Gli ha fatto eco Antonio Catricalà, illustrando le relazioni annuali dell'antitrust.
qualche mese prima di mettere nel mirino, proprio per l'applicazione del massimo scoperto, i quattro big: Intesa, Unicredit, Banca Nazionale del Lavoro e Monte dei Paschi di Siena. Questi sono i fatti. Un'organizzazione di truffatori che possono truffare tranquillamente, come quelli, come avendo quelli, l'apparenza della autorevolezza e della ufficialità. Un'amica di mia cognata, che tra l'altro era una signora acculturata, lavorava in uno dei più importanti e più frequentati negozi del centro di Roma, frequentata da gente ricchissima, non dico quale perché sennò no, potrebbe essere anche identificabile, e un giorno, parlo di una ventina di anni fa, è stata avvicinata da una zingara che gli ha detto che voleva leggere la mano. E allora, insomma, gli ha letto la mano e ha voluto 10.000 lire e questa gli ha dato 10.000 lire. Perché questa è la logica dei rapporti umani. Con questo io concludo dicendo che noi viviamo in un'epoca dove il potere economico-finanziario usuraio si avvale di questo potere per tagliaggiare una popolazione di gente completamente passiva, gente invece passiva che non ha nemmeno in se stessa la forza, no, di reagire, pur avendo dalla parte la legge, perché ci sono, l'Italia è piena di avvocati, puoi andare a parlare con un avvocato imbecille, cretino, è che molto spesso gli avvocati non sanno neanche loro, ma questo è un altro discorso, gli avvocati non sanno perché il cliente non li invita a acculturarsi, ma quello è l'altra faccenda. Ecco, questo ritengo che sia giusto chiedere. Posso fare un'obiezione? Falla assolutamente. Allora, ecco, secondo me